recente è stato un concerto voluto da me personalmente. Ho parlato con il nostro manager Michele, ha detto Michele, perché ogni volta che parliamo della Sicilia subito si pensa a Taormina, 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 facciamo un concerto con la Valle di Tenta di Agrigento. Quindi con il promoter abbiamo parlato, hanno valutato la situazione ed è stato deciso di fare anche un concerto ad Agrigento. Immagina quando è stato subito soldato che abbiamo riaperto la seconda, è stata la conferma che ci passi i cittadini. No, ci seguono. Ci seguono e ci amano davvero. A cosa differiscono i fan siciliani da tutti gli altri fan che finora voi avete visto? Ma guarda, noi siciliani siamo più, non vorrei dire più affettuosi, ma più calorosi. Così del nord. Quali sono gli altri traguardi che contate di dover raggiungere? Ma guarda, Sanremo, la situazione è cambiata palesemente in positivo, fortunatamente. E sicuramente non c'è il problema che c'era un anno fa di Sanremo. Adesso nei concerti andiamo a riabbracciare il pubblico vecchio e soprattutto quello nuovo, post Sanremo. Il grande obiettivo adesso è riconfermare il nostro successo con il nostro nuovo album che è uscito a settembre e che lo presenteremo alla Arena di Verona il 28 settembre. E che sarà la serata conclusiva, diciamo, del vostro tour italiano? Sarà la serata conclusiva del nostro tour italiano, ma sarà la data che apre il tour internazionale a partire da gennaio. Gennaio faremo un tour dei Palasport italiani e subito a seguire i successivi tutti i mesi, gennaio e luglio, il tour italiano del 100%. Lo stile sarà sicuramente simile a quello che abbiamo fatto con Sanremo, no? Con grande amore. Possiamo dire chi è che ha scritto questo nuovo singolo? Chi è l'autore? No, è proprio quella la sorpresa, soprattutto quella. Ah. Però comunque sono sicuro che faremo ricredere anche i più scettici, anche quelli che magari, perché ti ripeto, ci rinnoviamo anno dopo anno, disco dopo disco, stiamo crescendo. Il produttore è Sergio Valli, storico produttore di artisti italiani di maggior successo come Tosco Rossi, Eros Ramazzotti, La Pausini. Sicuramente la produzione è, come posso dire, non è classica, quindi è una garanzia che comunque è una produzione di successo. Dire che ieri abbiamo girato il video del nuovo singolo e che sarà, personalmente ti dico, sia l'altezza forse di più di Valdemore. C'è un'idea bellissima, soprattutto l'idea del video. Quindi tornerete in qualche modo, tra virgolette, a recitare come avete fatto. Ma anche perché dopo Grande Amore c'è bisogno di un grande successo di Grande Amore, non possiamo permetterci assolutamente di fallire. Quindi ecco perché ci abbiamo lavorato un anno a questo disco. C'è un'altra cosa che posso annunciarti, che a metà ottobre uscirà il nostro primo libro. È un libro biografico? È un libro, sì, che racconta la nostra storia, che racconta tutte tante cose segrete, ma che racconta soprattutto la verità.